per un giorno perfetto. Ti voglio bene, mamma. Era un piano perfetto. Questo è il nostro bersaglio, la centrale nucleare. Se prendiamo possesso dell'aeroplano esattamente al momento giusto, non avranno il tempo di abbatterlo. Per un attacco perfetto. Se colpiscono la centrale con quell'aereo, le vittime saranno centinaia di migliaia. Che Dio ci aiuti. Tutto era perfetto, a parte una cosa. Ehi, che vuol dire CPT? Che per noi di colore la puntualità è un optional. Avevano scelto la linea aerea sbagliata. E adesso non venite a lamentarvi, voi stronzi invasati pretendete di venire qua e scatenare il finimondo. Questi cazzo di terroristi finiranno per uccidermi. Soul Plane 2, il dirotta nero. Venite a vedere come l'incompetenza dei neri... Ehi, woohoo! Cazzo, quella sì che era una bella f***a. Diventa la più spassosa arma nella guerra al terrore. Lei non può salire a bordo. Questo signore è il nipote di Bin Laden. No, io sono di secondo grado. Ti sto prendendo per il c***o. Vai pure, fratello. Con Gary Anthony Williams. Lo sa come si dice. Quando arriva il tuo momento... John Witherspoon. E se fosse il momento dello stronzo accanto a me, eh? Monique. È molto importante che questo aereo parta in orario. Non alzare la voce se devi dire cazzate. Snoop Dogg. Dirottati? Quelli lì non si prenderanno mai la mia roba, no davvero. Non se ne parla proprio. E 50 Cent nel ruolo dello sceriffo della... L'aria 50 Cent. Fermerò quei terroristi o morirò provandoci. Soul Plane 2, il dirotta nero. Preparatevi, questa volta la situazione precipita. Questo è un dirottamento. Rimanete tutti seduti ai vostri posti. C'è una bomba a bordo di questo aereo. Quindi rimanete tutti... Vado su a prepararmi. Soul plane, soul plane. We're gonna fly on the soul plane. I am the stone that the builder refused. I am the visual, the inspiration that made ladies sing the blues. I'm the spark that makes your idea bright. The same spark that lights the dark so that you can know your left from your right. I am the ballad in your box, the bullet in the gun, the inner glow that lets you know to call your brother son. The story that just begun, the promise of what's to come. And I will remain a soldier till the war is won. Run. Riley, sbrigati! Soul plane, soul plane, soul plane, we gonna fly on the soul plane. Fai la pipì prima di uscire, non voglio perdermi il film per accompagnarti al bagno. Anzi, ti ci mando da solo e ti molesterà uno di quei bianchi cattivi. Tu che hai? Non voglio andare al cinema. Perché no? Non voglio mai più andare al cinema con te. Ricordi cosa è successo l'ultima volta? Beh, cos'è successo? Ci hanno arrestati e anche sparato addosso. Ah, il razzismo. Papà ha detto che posso andare al cinema, però non vuole che vada a vedere Soul Plane. Bene, è meglio non andare al cinema con lui, è pazzo. Zitto! Non puoi vedere Soul Plane, e perché, piccolina? Perché ci sono dei tipi di stereo o cose del genere. Dei tipi di stereo? Oh, no, bambolina mia. Questo è un bel cinema, hanno il THX. Intende stereotipi. Stereotipi? In Soul Plane? Che sciocchezze. Perché non dici a tuo padre che andiamo a vedere qualcos'altro? Dovrei dire una bugia. Non mi sembra affatto una buona idea. Zitto, ragazzo. Sai, di tanto in tanto non fa male infrangere le regole. Io non glielo dico se tu non glielo dici. Ok. A volte credo che il nonno sia un cattivo esempio. Ehi, Riley, non dimenticare la videocamera. Il primo Soul Plane era divertente. Divertente come un linciaggio. Taci, ragazzo, non l'hai neanche visto. E neanche un linciaggio, ma so che non è divertente. Lo vedi che non sai niente? Ho visto dei linciaggi divertenti. No, non è vero. Invece sì, quello di Roscoe Patterson lo è stato. Insomma, quei negri dicevano: Roscoe, è meglio che lasci la città prima che il signor Charlie e i Visipallidi vengano a prenderti. E io gli ho detto: amico, vaffanculo ai Visipallidi, io sono Roscoe Patterson, fratello. A me non me ne frega un cazzo, non me ne frega niente, capito? L'uomo bianco può solo ciucciarmelo e poi leccarmi le palle, capito? Eccolo, prendiamo quel negro! In effetti, dopo fu meno divertente. Oggi ci divertiremo un sacco. Ti garantisco che questo sarà il giorno più brutto di tutta la tua vita. Io mi porto il nunchaku. Eh?
Mettetevi questi cappotti. Tenete. Cos'è? Maiale in salsa di fagioli. Mettete l'arrosto sotto la maglietta. Perché non possiamo comprare qualcosa al cinema? E dovrei pagare $20 per dei popcorn? Tu devi essere fuori di testa. Ma si può portare cibo da casa? Ma certo che possiamo farlo. È il mio cibo questo, l'ho pagato io. Quindi posso mangiarmelo quando e dove voglio. E tu infilati lo stufato nei pantaloni se vuoi mangiare. Oh, questo è niente, ha appena iniziato. Robert Jebediah Freeman aveva giurato di portare avanti un'intifada a vita contro l'industria delle sale cinematografiche per i prezzi esorbitanti e il penoso servizio. Ma questo non lo tratteneva dall'andare a vedere i film. Ok, ragazzi, tenete gli occhi aperti. Aperti per cosa? Entriamo di straforo. Non è vero, piccolina. Ho comprato i biglietti online. Parola di scout. No, no. Ascolta, ho dei soldi da parte. Pago io i biglietti per tutti. Mettili via, ragazzo. Questi vampiri non si meritano il nostro denaro. Signor Freeman. Dice di non portare cibo da fuori, piccolina. È per questo che lo nascondiamo nei vestiti. È sicuro che questa cosa sia legale? Ok, avanti, veloci ora. È il momento. Capisco che debba lavorare, ma lei è sempre un essere umano con una dignità. Sì, guarda questa uniforme, sembra un deficiente del cazzo. Perché mi fanno vestire così? Si può sapere cosa gli ho fatto, eh? Dovrebbe fare qualcosa. E che posso fare? Ha mai pensato di formare un sindacato? Che cos'è un sindacato? Ehi, lasciami, ho pagato, ho il biglietto. Sì, ce l'ho io un biglietto per te. Di sola andata per andartene fuori di qui. Tornatene a Negrolandia. Tu sei gay. Che cosa ne dite? Un'altra vittoria dell'uomo comune contro l'avidità delle multinazionali. Non porti avanti nessuna battaglia con la tua taccagneria, nonno. Porterò avanti la mia cintura sulle tue chiappe, zitto! Oh mio Dio! Non abbiamo pagato per entrare! Sì, invece. Io ho comprato i biglietti online. Chi ha l'arrosto? Non è vero! Siamo entrati di nascosto! Abbiamo rubato un film! Ascolta, chi è che fa le regole? Sono gli adulti, giusto? Io sono un adulto e dico che va bene. Ci prenderanno! Ci prenderanno! Dovrei chiamare mio padre e costituirmi! Ah, sì? Vuoi dirgli cosa sei venuta a vedere? Scommetto che sarebbe contento. Forse dovrei fargliela io una telefonata. No, la prego, no! Bene, allora calmati. Assaggia un po' di purè. Chi ha i popcorn? Ce li ho io, nonno. Ehi! Ma che diavolo hai nella testa? Che cosa ci facciamo con i popcorn crudi? Vuoi farmi spaccare la dentiera? Oh, non posso vedere un film senza sgranocchiare. Ora dovrò spendere tutti i miei soldi per un cestino di popcorn. Te l'avevo detto. Rubare un film è un reato. È come rapinare un anziano. O ucciderlo. Non rubate i film. Porcaccia. Un popcorn appena fatto, grande con molto burro. Desidera altro? Li ho chiesti col burro. Il burro è lì. Non voglio mettercelo io, perché non lo fa lei? È lei che deve farlo. Non voglio mettermi il burro da solo, pago già $20 per 4 merdoni semi di mais. Non ho intenzione di abbassarmi a mettere il burro sui popcorn. Perché è facile? Perché? Glielo dico io, perché non lavoro qui, ecco perché. Deve metterlo da solo. Se vado in un fast food e ordino un cheeseburger, non ci devo mettere il formaggio dentro, giusto? Certo, certo. Solo perché la tua pelle è chiara, lucida e appena due toni più scura del bianco, pensi di essere troppo superiore per mettere il burro sui tuoi popcorn. Beh, ti sbagli di grosso, Lando Carlissian. Dannazione, Rakus! Qualcuno metta il burro sui miei popcorn! Corriamo pericoli mortali tutti i giorni per fare buoni film e poi qualcuno arriva e ruba il nostro duro lavoro. Chi può essere tanto meschino? Ve lo dico io, un essere umano orribile che nessuno amerà mai. Ecco. Mi dispiace tanto, signor Statman. Ehi, vogliamo il film!
Che cosa vi è successo? Dovreste vergognarvi. Perché quando ordino una bibita mi date un bicchiere vuoto? Non ho ordinato un bicchiere vuoto, ho ordinato una bibita. Chi cazzo ha cominciato a mettere la pubblicità al cinema? Quella la posso vedere in televisione. E poi i bagni puzzano, pulite quei cazzo di bagni. Non voglio tollerare oltre, ho pagato troppi soldi per i biglietti per dovermi mettere del burro di merda sui miei stramaledetti popcorn. Sono solo dei popcorn. Ah! Scusa, tu quando sei entrato? Eh? Sai, sono stato al botteghino tutto il giorno e non mi sembra di averti visto comprare i biglietti, Robert Freeman. Ho comprato i biglietti online. Ah, questa è una bugia. Non ho mai conosciuto un negro così intelligente da saper usare un PC e nemmeno un Macintosh. Non mi prenderete mai vivo, bastardi! Fermatelo! Forza, forza! È andato di qua! Mi sono perso qualcosa. Signor Freeman, io non voglio rubare il film. Voglio tornare a casa. Che ti succede? Voglio tornare a casa. Non dicevi così prima di uscire, no? No? Perché volevi vedere Soul Plane 2, quindi ora lo vedremo. Ripeto, il terrorista ha detto di chiamarsi Kareem Abdul-Jabbar e le sue richieste sono... Cavolo, no, fratello, non voglio chiedergli un fotografo. A un'ora dall'inizio del film non sapevo quanto avrei resistito. Dicono che se facciamo tutto quello che ci chiedono, nessuno ci farà del male. Ma quanto ci vuole per prendere una decisione là sotto? Qui sopra è nascosto qua dentro, conosco Robert. Non si perderebbe mai un film per negri. Che c'è? Che cosa succede? Non fare rumore. Insomma, cavolo! Dannazione, andiamo a controllare un'altra sala. Che state aspettando lì sotto? Soddisferete le loro richieste o no? Qua su abbiamo finito la carta igienica. Agente, mi dispiace, non volevo derubare lo stuntman! Che stavi facendo? Stavi per fare la spia, vero? È proprio questo che vuole il cartello delle sale cinematografiche. Metterci uno contro l'altro. Oh no, non puoi più tornare indietro. Ci sei dentro fino al collo. Adesso riporta le tue minuscole chiappe mulatte in sala e goditi Soul Plane 2. Io voglio andare a casa. Sta zitta. Lei sta devastando la mia innocenza. E pensare che era la voglio prima volta che viaggiavo in business. A casa. Voglio Casa. Fa troppo ridere. Mamma, che cos'ha Jasmine? Sta bene, guarda il film. Oh, che imbecilli. Guardali. Dovevo fermare il nonno. Fermerò quei terroristi. Non morirò provandoci. Stesso dicasi per il film. Per fortuna c'era un modo per fare entrambe le cose. Vattene, negro! Aiuto! Dove vai? Ci stanno cercando! Yui, torna qui! Aiuto! Sono forti questi neri! Il mio piano era di arrivare alla cabina di proiezione e distruggere la copia di Soul Plane. Ma prima dovevo andare in bagno. Jasmine, ti stai perdendo le scene migliori. Non voglio guardare un film rubato. Oh, beh, se non vuoi ridere. È davvero da morire. Che c'è da ridere? Oh, niente, è un fuoco di battute, è tutto qui. Davvero? Non riesco a trattenermi. È quasi impossibile trovare il suo culo nero in questo cinema buio. Sarà meglio che ce la filiamo in fretta. Eh? Perché? Lei lasciamola qui. Ma non possiamo. È l'anello debole, ci rallenterebbe. Insomma, come possiamo? Senti, è una ragazzina, vedrai, ci andranno piano con lei. Si farà un paio di mesi e fine. Ma noi abbiamo precedenti, dobbiamo andare. Andiamo, nonno, non abbiamo più tempo. A volte, quando la causa è giusta, le persone devono sacrificarsi, capisci? Oh, sceriffo 50 Cent! Lei è così coraggiosa e altruista da sacrificarsi per noi! Non io, scema! Tu! Sparti! Aiuto! Tienimi questa, noi torniamo subito. Va bene.
Esatto, vedete, Marx ci ha spiegato che l'oppressione del proletariato è un aspetto essenziale dello sfruttamento da parte del sistema. Ciao, piccola mezza e mezza. Da questa parte! Cosa? Dov'è il mio? Cacchio! A lui! Ehi! Ah, eccoci! Aspettavo questo giorno da quando il tuo culetto è arrivato in città. Non mi ucciderai, sceriffo dell'area 50 Cent. Puoi solo morire provandoci. Io ti ucciderò. O... oppure... morirò... provandoci. Beh, che c'è? Pensavi di essere l'unico a conoscere l'antica arte mortale del nunchaku? Fichissimo, nonno. Anche se avrei voluto vedere la fine del film. Non lo so. Mi spiace aver lasciato Yui e come si chiama. Conoscevano i rischi. Magari si fanno qualche mese. Li vedremo quando escono. Ah, non mi sembra giusto. Io torno dentro e mi costituisco. Ti costituisci? Cavolo. Senti, nonno, andiamo. Insomma, voglio bene a Yui. Quasi come un fratello. Ma quello che è fatto. Dobbiamo dimenticare il passato. Se non torna, posso avere la sua parte di stanza? Oh, accidenti, nonno, che cosa fai? Tu dovresti dare il buon esempio. Aspettate che arrivi il direttore, vi sistemerà per le feste tutti e due. Questo è il giorno più brutto di tutta la mia vita. Te l'avevo detto. Sono qui per i ragazzi. Esatto, Rakus, anche noi siamo entrati a sbaffo. Noi? Mi avevi detto che tu ti saresti costituito. Per favore, lasciali andare. Mi prendo io la responsabilità. Sembra che andrete a fondo tutti insieme. Il direttore non viene, il cinema è chiuso. Se ne sono andati tutti. Sembra per via di qualcosa che ha a che fare con i sindacati. Che cosa? Il direttore non sta arrivando. Allora chiamate la polizia, l'FBI, chiamate gli affari interni. Che mi state dicendo? Che dovremmo lasciare impuniti questi teppisti africani? Lei ha dei problemi, signor Freeman, e ha bisogno di aiuto. Grazie per essere tornato, alla fine. La devi smettere di fare lo sbirro, nonno. Ai! Senti, perché non chiami i servizi sociali e ti costituisci per i tuoi abusi sui minori? Ai! Ehi, amico. Avete fatto un sindacato e organizzato così in fretta uno sciopero. È incredibile. Ah, sì, ci siamo uniti in un sindacato. Poi qualcuno ha chiamato la direzione e hanno chiuso il cinema. Ci hanno licenziati tutti. Oh. Beh, potere al popolo. Ma vaffanculo. Beh, basta così. Oggi abbiamo tutti imparato una preziosa lezione sul rubare i film. Compriamoci una copia pirata. Altrimenti scarichiamoli da internet come fanno tutti. Ehi, potete aspettare qui un attimo. C'è una cosa di cui mi devo occupare.